Passiamo domani. Dove vai? Torno presto. Mesi. Ci pensavi ogni notte come me, Ogni notte. eh? Adesso non dovremo correre più alcun rischio. È passato parecchio tempo, i casi vengono archiviati. I ricordi no. Sarebbe morto comunque, con o senza soldi. Io avrei preferito morire sapendo di essere ricco. Anch'io. Entrate. Sedetevi. Non è male qui, eh? Mi prendi per il culo? Tu vorresti vivere qui dentro? Rispondo io per lui. No. Quella è roba nostra. Sì, naturalmente, alleggerita della mia percentuale. Quel che è giusto è giusto. Posso farvi una domanda? Hai nascosto i nostri soldi per più di un anno. Faremo finta di ascoltarti. L'avete ucciso voi? A me potete dirlo. Vi capisco, con tutti questi soldi. È morto di malattia. Che sfortuna. Quando finalmente la sua vita sta per cambiare. Muore. Già. Io che pensavo che l'aveste ucciso voi. Ci dispiace averti deluso. Ce ne andiamo. Andiamo. Che significa? Sapete? Non ci ho pensato subito, a fregarvi intendo. Voi fate la voce grossa, vi fate consegnare il denaro, ma chi deve ripulirlo, chi deve nasconderlo per un anno? Sono io. E per che cosa? Per una percentuale? Lei non c'entra. E dovrei fidarmi di te? Potrebbe non sapere niente, ma come faccio ad esserne certo? Se vi elimino tutti, avrò la certezza che nessuno saprà da dove provengono i soldi. Sparo prima voi due e poi elimino lei. Credo che sia giusto così. Siediti. Voglio che mi spari in piedi. Sono nato preda, no? E come tale voglio essere pronto a ogni cosa. Sai perché i cavalli dormono in piedi? Perché sono prede. Ed è per questo che devono essere pronti a fuggire in ogni momento. È la loro natura ad impoglierlo. Tu adesso sei il predatore. Sparagli! Prendi quella sega accanto a te. Dobbiamo tagliargli il braccio. Non è più semplice tagliare la catena delle manette. D'accordo. Andiamo. Colpa di nessuno, Leo. Le cose vanno così e basta. Non ti chiederò scusa. Non servirebbe a nulla. Offrimi una sigaretta.
you decided to show me the same.